Ciao a tutti e bentornati sul canale. Come potete vedere, vi parlo oggi da una location un po' diversa. Infatti, come vi avevo anticipato nell'ultimo video, mi trovo in Sardegna e ancora per pochi giorni. Infatti, lunedì si torna a casa, purtroppo. Però, purtroppo, le vacanze finiscono e passano sempre troppo presto. Detto ciò, e essendo appunto in questo ambiente particolarmente marino, volevo farvi un breve video parlandovi appunto dei solari che ho usato in questi giorni, per darvi un'opinione. Ne avevo già sentito parlare molto bene, per cui ho deciso di provarli anch'io e ho deciso di appunto di parlarvi dopo diversi giorni di utilizzo, quali sono di parlarvi delle mie impressioni. Ho qui la mia bustina con i tre solari di cui volevo parlarvi, bustina che è una delle pochettine di Neve Cosmetics. Neve Cosmetics c'è sempre, dove sono io c'è Neve Cosmetics in qualche modo. E, innanzitutto una breve introduzione. Si pensa erroneamente, molti pensano erroneamente che i solari eco bio non siano efficaci, nel senso c'è l'errata convinzione, a volte ho letto qua e là: no, io uso Eco Bio in genere, ma i solari li prendo tradizionali. Chissà perché, cioè cosa credono. Voglio dire, un filtro solare è un filtro solare, indipendentemente da come esso sia ottenuto. Un prodotto contenente un filtro solare viene testato, approvato e commercializzato, almeno sui canali ufficiali, certo non in un altro, magari in un mercato illegale, parliamo ovviamente di canali approvati, ufficializzati, viene testato e approvato come filtro solare, indipendentemente da come esso è ottenuto, perché appunto funziona come filtro solare, altrimenti non verrebbe approvato come tale. Brevemente, i filtri solari si distinguono in chimici e fisici. I filtri solari chimici, da quello che ho capito un po', e sono filtri solari che ottengono il fattore di protezione solare tramite un processo chimico di molecole che schermano ovviamente efficacemente, altrimenti non sarebbe un filtro solare, i raggi ultravioletti, ma in qualche modo li incamerano anche nell'epidermide. Non che questo abbia per forza, diciamo, risultati negativi. Questo non, io non sono un chimico, ovviamente non posso parlare di queste cose, però da quello che ho letto in giro il processo che avviene con i filtri chimici è questo. Con i filtri invece fisici sono filtri ottenuti in modo un po' più naturale, nel senso che utilizzano minerali che riescono a dare origine a un filtro solare che, anziché essere incamerato nell'epidermide, semplicemente filtra i raggi ultravioletti e fa sì che li respinge tipo uno specchio. Quindi un cosmetico che ha in sé un filtro solare fisico, che sono generalmente quelli utilizzati nei solari Eco Bio, è altrettanto efficace di un filtro solare contenuto nei solari Bilboa, Nivea tradizionali che troviamo in commercio. Quindi non è che un filtro solare ottenuto in modo naturale non è efficace. Ecco, vorrei innanzitutto sfatare questa errata convinzione che molti hanno. Detto ciò, io utilizzo naturalmente, come per tutto il mio make-up e tutti i miei cosmetici, prodotti naturali e o ecobio. E vi parlo oggi di due solari, parentesi bio, e un solare, anzi, nello specifico un latte dopo sole al Camilla. Parentesi bio, ha fatto questo piccolo, diciamo, il solare viso, sono entrambi viso e corpo, però ovviamente questo, essendo 30 ml, solitamente lo usiamo per il viso, in quanto ne usiamo una quantità inferiore, se no finirebbe in 10 giorni neanche. Questo è il solare, una crema colorata, protezione alta, 50 infatti, 50 SPF,
Crema colorata che però, nonostante abbia, ve la faccio vedere rapidamente, un colorino leggermente, non è proprio bianco come una crema, ma è un rosato, appena messo diventa del colore della pelle, quindi è colorato solo quando esce dal flacone, ma poi diventa assolutamente invisibile. E questo io lo sto usando da quando sto qui, perché l'ho aperto esattamente quando sono arrivata qui. E dato che me lo sono messo anche un po' sulla schiena, è quasi finito, sta più o meno qui, come manca un pezzettino che finirò questi ultimi giorni. E questa è un'ottima protezione soprattutto per il viso. Io l'ho messa assolutamente, non mi sono mai scottata. Io non ho, essendo un fototipo non molto chiaro, io sono un fototipo un po' medio, forse fra il 4 e il 5, più 4 forse. Ho una pelle che è difficile che si scotta, certo se mi metto sotto al sole di mezzogiorno senza protezione solare mi scotto anch'io, ma tendenzialmente non è una pelle che si scotta particolarmente. Con questo assolutamente mi sono abbronzata, ma non mi sono mai scottata fin dai primi giorni, ottimo solare, soprattutto appunto per il viso e chi cerca una protezione alta. Poi il secondo di parentesi bio invece è un flacone a spray, che è 150 ml, questo durerà decisamente di più, e anche questo è viso e corpo, protezione 30, quindi protezione alta e non molto alta, e questo l'ho messo su tutto il corpo da quando sono arrivata, anche per questo le mie impressioni sono più che positive, perché appunto mai, mai una bruciatura, mai nulla, per cui chi cerca due solari, viso e corpo, protezione alta e molto alta, naturali ed eco bio, mi sento decisamente di consigliarvi questi di parentesi bio. E questo invece, vediamo un po', ecco, anche questo ha un colore leggermente rosato, non è proprio, è un po' più fluido perché come sappiamo le protezioni 30 sono sempre più fluide delle protezioni 50 e anche questo una volta applicato assolutamente non si vede più, si fonde alla pelle e rimane lì. Passando invece all'ultimo, il latte dopo sole, ho provato questo di Alchemilla, il latte dopo sole con cocco e monoi, 200 ml, e lo sto mettendo praticamente tutti i pomeriggi. Questo è per il corpo, non credo sia anche per il viso, sulle zone desiderate. No, secondo me questo è per il corpo, in genere quelli col flacone grande, a meno che non sia specificato, sono sempre per il corpo. E questo è un fantastico, ecco qua. Questo invece è completamente bianco di colore. Anche questo, una volta messo, se ne va assolutamente il bianco, una volta applicato bene. E questa è una crema dopo sole dal delicatissimo profumo vagamente di cocco, ma è un profumo indefinito, però delicato, che dopo un po', piano piano tende ad andare via, però per i primi minuti rimane con un profumo molto molto gradevole. E questo devo dire, è un latte rinfrescante, semplicemente, che è bene applicare tutti i giorni che si è stati insomma al mare, che si è incamerato del sole. E anche questo appunto è eco bio al 100%. Questi sono i tre solari cui mi sono affidata quest'estate. Questo ancora sto circa a metà, lo finirò almeno questo fino a fine settembre, lo utilizzerò. Come vi dicevo, invece questo piccolino è quasi finito e questo invece ce n'è almeno un po' più di metà, ce n'è ancora sicuramente, pur avendolo utilizzato su tutto il corpo praticamente tutti i giorni. E io spero di avervi dato qualche idea per chi vuole orientarsi anche per la protezione solare verso un cosmetico eco bio che fa bene sia a noi sia all'ambiente, soprattutto. E vi aspetto al mio prossimo video che sarà di nuovo da casa e vi mando un bacione, a presto!